Dunque, abbiamo detto, questo metodo si chiama metodo di Cochrane-Grabel. So, Grabel è lo stesso autore, libro di testo. Allora, che serve questo Grabel, questo metodo? Serve a calcolare, per calcolare, i coefficienti delle funzione di trasferimento di un circuito con resistenze, capacità, generatori controllati. In funzione delle capacità delle C, diciamo, delle capacità e di un insieme di resistenze viste. Quindi ogni coefficiente si esprime in funzione di una serie di prodotti RC, in realtà, dove C, resistenza vista da C in certe condizioni. Vediamo un po' meglio com'è la funzione di trasferimento di un sistema di questo tipo, un sistema lineare. In generale la posso scrivere nella cosiddetta forma di Bode, quindi ho un denominatore. Cosa vuol dire forma di Bode? Vuol dire che metto numeratore e denominatore con il coefficiente di grado 0 a 1. Poi metto un coefficiente all'esterno, quindi qui mi viene al denominatore 1 più s per a1 più s quadro per a2 più s cubo per a3, eccetera, eccetera. Più alla fine sarà s alla n per an. Quindi vi è un polinomio di grado n. Tutti i coefficienti a1, a2, a n sono reali, come sapete, per una funzione di trasferimento, come dire, fisicamente possibile. Il numeratore ha lo stesso andamento, chiamiamo i coefficienti b1, bn. Nel caso generale si arriva a s alla n, b alla n, no? Nel caso generale coefficiente il grado del numeratore è minore o uguale a quello del denominatore, quindi beh, arrivo là bn, poi bn potrebbe essere 0 e così via. Quindi questo, allora, ciascun coefficiente a1, n, b1, bn può essere calcolato come come una funzione di queste capacità e resistenze viste. Questo mi dice il teorema di Cochrane-Grabel, un teorema praticamente sta alla base del metodo. E mi dice perché questo è vero e mi dice come calcolare ciascun coefficiente. Mi dà la ricetta di quali resistenze viste mi servono per calcolare ciascun coefficiente, quali capacità ci devo mettere, eccetera, eccetera. Per una rete qualsiasi. Una cosa carina, direi, aggettivo più appropriato, è anche presente un'estensione nella letteratura scientifica a reti in cui ci sia anche un'induttanza. Anche, non unità, anche induttanze, quindi può essere generale. Devo dire, francamente, nella pratica non è che consente dei grandi risparmi di tempo, perché se voglio andare a calcolare tutti i coefficienti, bah, tutto sommato, in molti casi faccio prima a calcolare la funzione di trasferimento direttamente, cioè risolvere il sistema lineare. Invece è pratico quando a me interessa soltanto un coefficiente. E allora, la prima cosa che vi faccio vedere è che se io voglio calcolare il limite superiore di banda e mi importa solo quello, a quel punto mi basta un coefficiente solo. In particolare mi basta sapere a1. Va bene? E a questo punto può essere conveniente, anche dal punto di vista della progettazione può essere conveniente, perché sapendo che il limite superiore di banda dipende soltanto da A1, io posso concentrarmi per aggiustare il limite superiore di banda sui fattori che influenzano A1. Quindi stringo il campo di lavoro e circoscrivo il problema. Sempre, diciamo, la cosa più
più pratica per risolverlo. Ci, si circoscrive, si delimita e poi si, si risolve. Allora, in, in che cosa consiste? Cioè, come faccio a dirvi, guardate, conta soprattutto a 1? Il discorso è questo. Facciamo, vedete, quando s è uguale a 0, questa frazione fa 1. Allora proviamo a fare un'espansione al primo ordine in s. Va bene? Quindi la prima cosa che noi facciamo è un'espansione al primo ordine in S. Espansione al primo ordine in S. Quindi mi porto da frequenze basse verso frequenze più alte. Allora, se faccio l'espansione al primo ordine, mi viene che in pratica mi conta il primo ordine del numeratore e il primo ordine del denominatore. Questo è chiaramente un'approssimazione. Successivamente io posso fare ancora un'altra approssimazione che mi fa molto comodo. Questa, la prima è sempre vera, no? Al primo ordine in S, questa è l'espressione. Successivamente posso fare un'approssimazione ulteriore che tiene conto del fatto che, beh, insomma, sappiamo come è stato progettato l'amplificatore. Vedete, al crescere di S, immaginate di guardare la funzione di trasferimento nel diagramma di Bode, d'accordo? Sostituite ad S j omega e fate il grafico. Allora, è chiaro il ruolo del numeratore e del denominatore. Il numeratore, al crescere di omega, ha un modulo che sale, giusto? Cioè, a un certo punto salirà. Il denominatore, al crescere di omega, ha un modulo anch'esso che sale. Però, chiaramente, quando sale il denominatore, porta giù la funzione di trasferimento. Quando sale il numeratore, porta su la funzione di trasferimento. In generale, se il circuito è stato progettato come un amplificatore che ha una banda in cui l'amplificazione è costante e poi cala fuori da questa banda, mi posso aspettare che conti di più il numeratore che di più il denominatore che il numeratore al primo ordine. Diciamo, da progetto, ok? Viene fatto il progetto viene fatto in modo che entri prima sia più grande a 1 di B1, in modo che cali la funzione di trasferimento. Quindi io posso fare un'altra ulteriore approssimazione, stavolta non basata sulla matematica, ma basata semplicemente sul fatto che io so come è stato progettato l'amplificatore e quindi lo scrivo così. Va bene, allora se provo a vedere il limite superiore di banda di questa funzione di trasferimento, vedete, a questo punto conta soltanto a 1. Per il limite superiore di banda è per S piccolini, dove ancora tutti gli altri poli e zeri non sono intervenuti, no? Parto da una situazione piatta. Quando S a 1 è trascurabile, ho H0, che è il valore della funzione di trasferimento in condizioni piatte, no? Al centro banda. A un certo punto A1 entra, S per A1 inizia a essere rilevante, la funzione di trasferimento comincia a calare. E lì cerco di capire quando cala dei 3 dB. Che mi definiscono il limite superiore di banda, d'accordo? Quindi facciamo una sostituzione ad S, sostituiamo J omega, chiamiamo il limite superiore di banda omega H. No, noi sappiamo che in omega H la funzione di trasferimento deve valere il valore centrobanda diviso radice di 2, quindi sostituiamo l'espressione che abbiamo trovato, 1 più J omega H per A1, e da qui si vede bene che le due espressioni sono uguali quando la parte immaginaria del denominatore è 1, perché 1 più J ha come modulo la radice di 2, va bene? E quindi omega H è uguale a 1 su A1, e questo è dove volevo arrivare. Vedete? Ripeto, è valida l'approssimazione di limite di
primo ordine per il limite superiore di banda, perché il limite superiore di banda è la prima cosa che si trova quando si inizia a discostare dalla regione piatta. Quindi questo qui è il limite di banda. Oh, questo qui è una funzione di trasferimento, scusate, questo non l'ho precisato, questa è una funzione di trasferimento cosiddetta passa basso, no? Perché quando S tende a 0 assume il valore, un valore costante, no? Quindi questa è una funzione di trasferimento passa basso, come quella che noi troviamo in alta frequenza. Allora, cosa mi dice il metodo Cochrane-Gravel? Come si trova A1? È piuttosto semplice. A1 si trova dal metodo questo è l'enunciato. A1 è uguale alla sommatoria su tutte le capacità nel circuito di R per I, di RI0, dove questa R0 è la dunque questa R0 è RI0 è la resistenza vista da CI con tutte le altre capacità sostituite da un circuito aperto, quindi rimosse. Questa sommatoria è infatti su tutte le capacità presenti nel circuito. Quindi la somma corre su tutte le capacità nel circuito. Per esempio, la funzione di trasferimento che considero potrebbe essere la funzione di trasferimento del circuito per l'alta frequenza, che è quello che mi dà il limite superiore di banda. A quel punto ho le capacità che valgono nel circuito in alta frequenza e per ognuna di queste capacità calcolo la resistenza vista quando tutte le altre capacità sono aperte, ricavo A1 e 1 su A1 mi dà il limite superiore di banda. D'accordo? Quindi di fatto il problema è piuttosto semplice, devo identificare quali sono le capacità che contano in alta frequenza, calcolare le resistenze viste e poi ho il limite superiore di banda. È più semplice in generale che risolvere il circuito da capo. Come si procede per per il limite inferiore di banda? A quel punto, per il limite inferiore di banda, devo fare una cosa leggermente diversa, perché parto da una funzione di trasferimento differente, no? Per il limite inferiore di banda devo partire dalla funzione di trasferimento valida in bassa frequenza, quindi parto dalla FDT valida in bassa frequenza. E come sarà quella FDT valida in bassa frequenza? Non potrò scriverla nel modo di prima, perché quando S tende a 0 vale meno infinito, meno infinito di B, cioè vale 0 la funzione di trasferimento valida in bassa frequenza, se vi ricordate, no? Nell'esempio che abbiamo visto noi aveva due zeri nell'origine, quindi per S che tende a 0 vale 0. No, però la posso scrivere in modo da evidenziare l'informazione che conosco, cioè che il limite per S che tende a infinito della funzione di trasferimento valida in bassa frequenza fa l'amplificazione al centro banda. Ok?
Allora io la scrivo così. La scrivo ricordando che il limite finito è quello per S che tende a infinito, quindi scrivo H infinito, che sarà l'amplificazione al centro banda, per, stavolta dovrò avere due polinomi dello stesso ordine, a numeratore e a denominatore, perché quando S tende a infinito il limite viene finito, quindi i polinomi devono essere dello stesso ordine. E poi avrò qua per esempio dn-1 per s alla n-1, li scrivo in una forma diversa, no? Cioè metto a 1 il coefficiente del termine più alto e gli altri di conseguenza, quindi questo qui viene cn-1 per s alla n-1 più, e qui ci avrò d0 e qui avrò c0. D'accordo? Quindi la posso scrivere anche questa cosa con un po' di convenienza in questo modo, cioè divido tutto per s alla n, quindi qui mi viene 1 più dn-1 per 1 su s più puntini puntini d0 diviso s alla n. Anzi, lo scrivo un po' meglio. D0 per 1 su S tutto alla N, quindi mi viene un polinomio di grado N alla di 1 su S. Denominatore faccio la stessa cosa, quindi C N-1 per 1 su S più puntini puntini C0 per 1 su S alla N. Tutto qua. Allora, di nuovo facciamo quello che abbiamo detto prima, ci mettiamo, quindi per S che tende a infinito vuol dire 1 su S che tende a 0, abbiamo un'amplificazione piatta. Se S cala, cioè 1 su S aumenta, a un certo punto l'amplificazione comincia a calare, no? Perché sono andato a frequenze inferiori al limite inferiore di banda. Quindi di nuovo io posso fare lo stesso ragionamento di prima, cioè faccio un'espansione al primo ordine, però stavolta al primo ordine, però stavolta è il primo ordine non di S ma di 1 su S. Adesso il polinomio l'ho espresso in 1 su S, è una scelta comoda, quindi che cosa faccio? Scrivo con approssimativamente il polinomio, prendendo il polinomio del numeratore e del denominatore, prendendo soltanto il termine di primo ordine. Questa è un'approssimazione cosiddetta di Taylor, che chiaramente per piccoli 1 su S è sempre vera. E poi qui invece dico, vabbè, sentite, però quando 1 su S aumenta, cioè S cala, l'effetto che vedo io al limite di fuori banda è che cala la funzione di trasferimento. Quindi il termine del denominatore effettivamente cresce, il termine del numeratore cresce molto poco. Quindi posso dire, vabbè, le due cose sono diverse, c'è un intervallo di valori di S in cui il denominatore si stacca da 1 e il numeratore no. Che è la stessa considerazione che ho fatto prima, è un'approssimazione ulteriore, e dico, vabbè, qui posso approssimare la cosa ulteriormente dicendo, sapendo che se il circuito è stato progettato ragionevolmente per avere una banda passante limitata, è il denominatore che si sposta primo, per primo. Allora, di nuovo, adesso vedete esattamente la stessa considerazione di prima, è soltanto rovesciata perché è fatta per frequenze basse. Adesso devo dire, ok, al limite inferiore di banda, chiamiamolo omega L, che cosa succede? Io devo sostituire al posto di S j omega L e so che al limite inferiore di banda
questa roba dovrà essere uguale al valore quando la banda è piatta nella banda passante diviso radice di 2. E quindi, sempre con questa è un'approssimazione, posso prendere l'ultima espressione, quindi viene h infinito per modulo di 1 più 1 su j omega l per cn-1. Allora, di nuovo, perché questo denominatore abbia modulo radice di 2, la parte immaginaria deve valere 1, perché la parte reale vale 1, e quindi da qui ricavo che omega L deve essere uguale a Cn-1. Vedete, ho una situazione analoga, praticamente ho visto che se mi interessa sapere non tutta la funzione di trasferimento, ma soltanto il limite inferiore di banda, mi basta conoscere un coefficiente, non li devo conoscere tutti. Quindi chiaramente il metodo di Cochran-Gabell che mi dice come calcolarli tutti, mi basta, diciamo, in versione limitata, no? Ridotta solo a quello. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in realtà sul limite, sulla funzione di trasferimento valida in alta frequenza è un coefficiente che determina il limite superiore di banda, sulla funzione di trasferimento valida in bassa frequenza è un coefficiente che limita il limite, che impone il limite inferiore di banda. Okay? Tenete presente, lo dico ancora una volta perché certi aspetti non sono così ovvi, che stiamo esaminando artefatti umani, no? Nel senso che per dire, per fare queste affermazioni stiamo facendo l'ipotesi che chi ha progettato l'amplificatore, se lo stiamo analizzando, chi ha progettato un amplificatore abbia progettato una cosa come quella che abbiamo visto alla fine della lezione l'altra volta, cioè piatta una certa banda e poi che cala. Quindi stiamo facendo quell'ipotesi lì. Oppure, se usiamo questo metodo per progettare, stiamo immaginando che vogliamo progettare un amplificatore fatto così, con la funzione di trasferimento che piatta una certa zona e poi fuori da quella zona comincia a calare. Altrimenti questi ragionamenti non si possono fare, bisogna ricorrere all'analisi completa. Ok. Allora, cosa dice il metodo di Grabel per il calcolo di questo? Cochran-Gabell, andiamo a Cesare. Metodo di Grebeler. Questo è un Cochran-Gabell. Allora, cosa dice? Mi dice che Cn-1 lo posso calcolare di nuovo dalle mi dice che questo Cn-1 posso calcolarlo dalle resistenze viste. Di nuovo devo fare una sommatoria su tutte le capacità presenti nel circuito e fare 1 su Ri infinito per Ci. Queste chiaramente sono le capacità per il circuito in bassa frequenza, no? Quindi segniamo un po' che cosa sono questi termini. Questa è una sommatoria su tutte le capacità del circuito, tra parentesi ovviamente in bassa frequenza. Questa qua, R infinito, è la resistenza vista. Da C quando tutte le altre capacità
sono sostituite da un cortocircuito. Ok. Quindi diversamente rispetto al caso precedente. Allora, che cosa facciamo adesso? Cosa dovremmo fare adesso? Vorrei far vedere come il metodo funziona. Ah, notate una cosa, noi abbiamo una volta quando il circuito ha un solo polo, chiaramente quella R diventa la resistenza vista da quel... ha una sola capacità, la R diventa la resistenza vista dalla capacità, che è simile al caso che abbiamo visto l'altra volta, no? Per determinare il polo di un circuito con una sola capacità, basta fare 1 su RC, dove R è la resistenza vista dall'unica C. E chiaramente è un caso particolare di questo metodo di Cochran-Gabel a questo punto. Quando le capacità sono più di una, chiaramente bisogna considerarle tutte. Allora, ora che cosa facciamo adesso? Vediamo di applicare questo metodo per capire di un amplificatore qualsiasi come determinare il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda, perché tipicamente è una specifica importante che viene data. Se mi si chiede di fare un amplificatore, mi si chiede di realizzare una scelta di amplificazione in una banda predeterminata. Noi finora abbiamo capito come si fa ad ottenere l'amplificazione che si vuole. Abbiamo visto che soluzioni ci sono per imporre la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita con più stadi, però ancora non abbiamo parlato delle bande, né del limite inferiore di banda né del limite superiore di banda. E adesso abbiamo lo strumento per farlo, quindi quello che faremo è riesaminare un po' dei circuiti che abbiamo visto finora e guardare l'aspetto del comportamento in frequenza. D'accordo? Per far questo vi potete immaginare che c'è da calcolare un certo numero di resistenze viste se andiamo a applicare questo metodo. Allora io adesso ne approfitto per farvi vedere 2 o 3 resistenze notevoli che capiteranno spesso da calcolare, in modo che li vediamo una volta e poi cerchiamo di riconoscere la situazione quando ricapita e di scrivere direttamente l'espressione senza rifare il calcolo. Ok? È bene che le fissiate in mente perché sono cose che spesso ritornano. Allora, vediamo alcune resistenze viste notevoli. Non sono niente di speciale, però preferisco vederle una volta insieme a voi, in modo che poi tutte le volte non dobbiamo perdere tempo a fare conti. Ce la ricordiamo e la mettiamo in atto. Allora, dov'è che c'è da guardare qualche resistenza vista? Perché è utile? Perché noi abbiamo spesso a che fare nei circuiti con transistori o con amplificatori con dei generatori controllati. Allora, la presenza del generatore controllato tipicamente altera la resistenza vista. Una cosa frequente, per esempio, è questa situazione in cui c'è un ramo in cui scorre una corrente I e poi c'è un generatore di corrente che butta nello stesso nodo una corrente a volte per I. Questo è un caso che capita per esempio in un transistore, no? In un transistore di bipolare voi avete una situazione del genere di solito, no? C'è una tra base e emettitore passa una corrente I e poi tra collettore e emettitore c'è un generatore di corrente HFE per cui. Quindi una situazione che capita abbastanza spesso. Allora, in una situazione del genere, a volte può capitare di dover calcolare la resistenza vista da qua. Allora, cos'è che bisogna fare per fare il calcolo? Facciamolo una volta e poi cerchiamo di ricordarcelo. Bisogna mettere qua un generatore di tensione, di prova, e calcolare
la corrente che ci passa attraverso, che okay? Quindi questa RV è la V diviso I. Allora, qui la cosa è abbastanza semplice, c'è da osservare che questo qua in R passa una corrente I più AI, la somma delle due, e quindi la caduta sulla resistenza è uguale a R per la corrente che passa nella resistenza, che è A più 1. Quindi la resistenza vista è V diviso I, e non è R, ma è R moltiplicato per A più 1. Quindi in pratica il generatore di corrente mi fa aumentare notevolmente la resistenza vista. Ok? Quindi io devo riconoscere se al nodo, se a uno dei nodi, diciamo ai capi della quale voglio misurare la resistenza vista, arriva un generatore di corrente, devo fermarmi un attimo, vedere se questo è il caso. Vedete, perché il generatore di corrente aumenta la resistenza vista? Perché di fatto aumenta la caduta di tensione sulla resistenza. No. Ci butta nella resistenza più corrente, ma questa corrente non passa nel generatore di prova, perché viene la corrente in più a con I si richiude dall'altra parte. Qui non ho disegnato il resto del circuito, non ora, perché non voglio farvi vedere soltanto il caso. Ovviamente qua faccio puntini puntini, non mi interessa cosa c'è, no, la corrente A con I andrà da questa parte, poi non passa nel generatore. Quindi questa è una cosa che mi devo ricordare. C'è una situazione in cui capita una cosa del genere, certo, perché per esempio io a volte, l'abbiamo già studiata in realtà, perché vi ricordate, quando guardo l'amplificatore CE con resistenza sull'emettitore, io ho esattamente questa situazione, no? Devo calcolare la resistenza vista, qui c'è un generatore di corrente, vedete, esattamente questa situazione che ho a questo nodo. No? Allora, che cosa vuol dire? Che quando calcolo la resistenza vista da questa parte, ho HE attraverso cui passa IB, e quindi ho HE. Poi ho anche l'RE nella maglia d'ingresso, però nell'RE non passa soltanto IB, passa anche HF e IB. Quindi la resistenza RE viene moltiplicata per 1 più HF, che è questo effetto qui. Questo l'avevamo calcolato, non l'avevamo calcolato in questo modo, adesso se ci capita una cosa del genere lo scriviamo direttamente, senza stare a fare il conto. Ok? Quindi questo è il caso in cui il generatore di corrente mi aumenta la resistenza vista. C'è anche un altro caso di resistenza notevole, chiamo questo 1, vediamo caso 2, in cui il generatore di corrente mi riduce la resistenza vista. E che cosa fa? Per ridurre la resistenza vista deve buttare la corrente nel generatore di tensione e non nella resistenza. Questa è la cosa classica che succede, per esempio, se io ho una corrente I da questa parte, e qui c'è lo stesso generatore, ma lo guardo da sotto. Voglio guardare la resistenza vista così. Ok, come se volessi togliere R dell'esercizio di prima e calcolare la resistenza vista da lì. Quindi stavolta la metto qua la resistenza, qui non mi interessa quello che c'è dopo, tanto non è importante. Vedete, questo è un piccolo dettaglio, tutte le volte che ho un generatore corrente non mi importa cosa c'è in serie, no? Tanto se a me interessa il circuito che sta da una parte del generatore corrente, mi importa soltanto che corrente butta dentro il generatore. Quello che c'è dietro è rilevante, tanto l'unico effetto che vedo io è la corrente che viene imposta dal generatore di corrente. Ok? Allora, se voglio calcolare questa resistenza vista, cosa faccio? Metto un generatore di prova. E qui qual è l'effetto che vedo? Devo calcolare questa corrente di prova. Questa corrente di prova, per Kirchhoff, per,
per principio kickoff a questo nodo, sarà la somma delle altre due correnti, per come ho messo i segni, col segno meno. Quindi sarà A più 1 per I col segno meno. Allora qui cosa avrò? Avrò che R è uguale, che V è uguale a meno R per I con questo segno. Mentre IP è uguale a meno I per A più 1. Quindi la resistenza vista, che è V diviso IP, sarà uguale a R diviso A più 1. Vedete, in questo caso il generatore di corrente ha l'effetto opposto, mi riduce. Questa è esattamente la stessa cosa che potrei avere nel circuito di prima. L'abbiamo calcolato, per esempio, nello stadio collettore comune, dove l'uscita la prendo dall'emettitore, quando calcolo la resistenza d'uscita mi viene HE diviso A più 1, che è esattamente per questo effetto. È la stessa situazione di questa che è rappresentata qua, però con l'uscita presa con la resistenza vista dal nodo di emettitore. Di nuovo, perché qui la resistenza viene abbassata? Perché in pratica, questo, rispetto a questa resistenza, questo generatore corrente non butta corrente nella resistenza, ma butta nel generatore di tensione. La tensione dipende solo dalla corrente che passa nella resistenza. La corrente che passa nel generatore viene aumentata fortemente, per cui quando vado a fare il rapporto la resistenza vista dal generatore è molto più bassa, cioè è più bassa di un fattore A più 1, della resistenza che ho messo in parallelo al generatore. Ok, questi sono due. C'è un altro che voglio farvi ricordare, ecco, questi vanno ricordati, perché sono cose che capitano spesso. C'è un altro importante, ed è questo, che noi vediamo abbastanza frequentemente quando, per esempio, c'è uno stadio amplificatore invertente e abbiamo una capacità tra ingresso e uscita dello stadio amplificatore invertente. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Quindi resistenza vista tra ingresso e uscita di amplificatore invertente. Vedete, questa è invertente perché quando la tensione V1 è positiva, l'uscita V2 viene negativa. Io posso a questo punto mettere qua, voler calcolare la resistenza vista tra qua. Quindi metto qua il generatore di prova, questa è la corrente nel generatore di prova, questa è la VP di prova. Quindi la resistenza vista tra l'ingresso e l'uscita. Questa è la resistenza vista qui. Allora, devo risolvere questo circuito. Qui metto la massa, tanto non serve a niente perché è solo un nodo collegato a massa. Chiaramente IP, aspettate, no, questo qui ho sbagliato, a V, no, sbagliato tutto, questo è V1, a V1 per V1, e questo non è il generatore di corrente, ma è di tensione, e perché ho fatto un equivalente termine in uscita. A V A, per V1. Ok, allora rifacciamo. IP è la corrente nella maglia. Posso scrivere queste espressioni. Dunque, V1 è uguale a R1 per IP col segno meno. Meno R1 per IP. Immagino di conoscere IP e voglio calcolare VP in funzione IP e poi faccio il rapporto. Quindi V1 è uguale a meno 1 per IP. VP, a
questo punto posso scriverlo come meno av1 più r2 più r1 per ip, equazione alla maglia. Ok, quindi a questo punto banalmente al posto di v1 sostituisco meno r1 per ip, mi viene ip moltiplica a r1 più r2 più r1. Allora la resistenza vista è uguale a vp su ip, e quindi posso raccogliere in questo modo r1 per 1 più a più r2. Allora, vedete che cosa è successo? Successo che quindi stavolta ho un effetto dovuto al generatore controllato di tensione. La resistenza vista non è la somma delle due resistenze R1 e R2, ma c'è un effetto dovuto al generatore controllato di tensione che mi aggiunge un termine A per R1. D'accordo? Questo dal punto di vista delle applicazioni è importante, perché se ho un amplificatore che ha un'amplificazione significativa, grande, a quel punto la resistenza vista tra ingresso e uscita di uno stadio invertente, quindi tra l'ingresso invertente e l'uscita di un amplificatore, può essere anche molto alta se A è alta, e viene alzata parecchio proprio dall'amplificazione. Questo si sfrutta molto frequentemente quando si ha bisogno di una resistenza vista elevata. A volte ho bisogno di inserire un polo nel sistema. Per inserire un polo nel sistema mi devo spesso mettere la capacità in un punto dove si vede una resistenza vista elevata, per avere l'effetto massimo con la minima capacità. E quello è un punto particolarmente utile. Questo effetto si chiama anche effetto Miller. E a volte la capacità che si mette tra ingresso e uscita in uno stadio invertente si chiama anche la capacità Miller, perché è una capacità che vede una resistenza grande, quindi ha un grosso prodotto RC, perché sfrutta l'effetto Miller. Ok, queste cerchiamo di ricordarci e poi le applichiamo nei calcoli successivi. Ci fermiamo un attimo.